Eccoci qua. Carino, se no fa un po' di rumore. Ecco fatto. Bei respiri profondi per iniziare, per portarsi in questo momento, per darsi il benvenuto, benvenuto, benvenuta nella pratica, è molto importante. Puoi rimanere con gli occhi chiusi, puoi tenerli aperti come desideri, inspirando ed espirando semplicemente sentendo il flusso della respirazione. Dando una piccola occhiata allo stato d'essere presente. Lo stato in cui ti trovi in questo momento, sentire se la tua energia è bassa e ha bisogno di essere riportata un po' su, sentire se la tua energia è alta, magari troppo eccitata e hai bisogno di riportarla verso il basso, equilibrio, equanimità. Centro. Inspirando ed espirando, senza giudizio e senza pretese. Cosa significa centro? Trovare il centro in questo esatto momento. Inspiro profondamente. Inspiro. Nella pratica di oggi ci concentreremo sul diaframma. In ogni posa, in ogni asana. Faremo sì che il diaframma si muova in tutte le sue posizioni, in tutte le sue forme possibili. E quindi in questo momento presente osservo che movimento effettivamente sta già facendo il diaframma, inspirando. Ed espirando, senza forzarlo, divengo pienamente consapevole del movimento che il diaframma sta facendo. La sessione di oggi ha come intenzione quella di portarti a incarnare chi senti di essere veramente. E io ti invito a portare la consapevolezza al fatto divinamente innegabile che tu sei forza, tu sei energia. Tu sei prana. E quindi inspiro profondamente, anche a bocca aperta. Vedo se riesco a spalancare un pochino
la mandibola, così da liberare un po' dell'energia che si accumula. Espirando, a bocca aperta, esatto, faccio movimenti con la bocca e sento quello che succede nella mia spina, sento quello che succede nella mia nuca, sento quello che succede nella mia faccia, mentre respiro e muovo la mandibola, dovrebbe liberare energia, dovrebbe esserci quasi una corrente elettrica che si esprime in brividi, che si esprime in sensazioni generalmente piacevoli, rilascio di energia, sbadigli. E inizio già a notare la differenza in quanto ho spostato la consapevolezza, ho portato la mia mente, ho diretto la mia attenzione verso il rilascio di ciò che non mi serve e verso il movimento del diaframma. Ok. E quindi quello che ti invito a fare adesso è, in qualsiasi posizione tu sia seduta, la spina dorsale dritta, il petto è aperto, ti invito a porre, a incrociare le tue braccia davanti al petto. Puoi aprire gli occhi anche solo per un momento per guardare come lo sto facendo e poi richiuderli se lo desideri. Quindi le braccia sono in questa maniera incrociate. L'obiettivo in questo momento è di far sì che il diaframma faccia non solo un movimento verso l'alto e verso il basso, ma anche che la parte alta si alzi, che la parte dietro si abbassi. E mi metterò così di lato, così che possiate vederlo meglio. E inspirando quello che succede, senza forzare il movimento con il petto, semplicemente sono le braccia che si alzano, inspiro e le porto su e sento come la parte davanti si alza e c'è un po' di pressione che avviene dietro, inspiro ed espirando con la bocca lascio scendere. E quindi inspiro e sale, puoi iniziare a farlo se lo desideri. Stiamo aprendo il diaframma, stiamo facendo sì che, espirando, il diaframma si attivi. Inspiro, sento il diaframma nel suo movimento. Le spalle si aprono un po' facendo questo movimento, la spina rimane dritta, il sorriso è costante, espirando, svuoto completamente. Osservo il corpo, ok? Adesso posso fare anche il gioco di cambiare come si incrociano le braccia ad ogni respirazione, quindi inspiro. Espiro, facciamo altre 5 volte e cambio, inspiro, piena consapevolezza, sorriso e piacere nel movimento, espiro, cambio, inspiro. Posso giocare anche con la bocca, con la mandibola, espirando. Espirando, lasciando andare. Cambio, inspiro. Espiro.
Cambio, inspiro. E fuori. E un'ultima volta inspiro. Lascio uscire, lascio andare, molto bene. E adesso lascio andare le braccia per un attimo, semplicemente osservo. Posso porre le mani rivolte verso l'alto, respirare, sentire cosa è cambiato, sentire cosa è successo a livello sottile e a livello fisico. Perché l'energia del nostro essere si esprime su vari livelli, su varie dimensioni, sul piano fisico, sul piano emozionale, sul piano energetico, sul piano mentale, sul piano spirituale, su tutti i piani. Osservo, nessun giudizio, nessuna pretesa. E mi preparo per la prossima fase. Questa attivazione, ok? Questa è la fase di attivazione, la fase in cui muoviamo il diaframma. In maniera statica, per così dire, da seduti. In una fase un po' più meditativa, ok? E più centrante. E quindi, inspirando ed espirando, riporto le braccia nella stessa posizione. E adesso, sempre assicurandomi che il diaframma si muova, adesso faremo lo stesso movimento come prima fase, inspirando, porteremo su le braccia, cercando di accentuare un pochino di più il movimento. E poi estendendo le braccia su, espiriamo ai lati e leggermente all'indietro, riportando le braccia incrociate, inspirando su, espirando e qui voglio sentire, continuo, qui voglio sentire. Inspirando che salgo e c'è lo stesso movimento del diaframma e del petto che si apre, delle spalle che si attivano ed espirando la parte laterale dei miei polmoni, delle mie costole, della mia gabbia toracica. Inspiro su. Espiro. Ai lati. Inspiro su. Piena consapevolezza fisica. E la mia mente, se vaga, la riporto al movimento. Inspiro su. Espiro ai lati. Inspiro su. Espiro ai lati. Se mi sento particolarmente distratto, che la mia mente vaga in maniera particolare, cambio anche la posizione delle braccia quando faccio questo, così che devo farlo con più attenzione, con più intenzione. Apro la bocca completamente, espiro. Incrocio le braccia nel senso opposto, inspiro, espiro, movimento ampio, esteso, col sorriso, inspiro, espiro, braccia estese verso l'alto e verso i lati.
Inizio a sentire del calore. Inspiro. Altre tre volte. Estendo su. Espiro. Molto bene. Incrocio in senso contrario. Inspiro. Espiro estendendo su. Ultima volta, incrocio, senso contrario. Inspiro, inspiro su. Sento come si apre il diaframma. Molto bene. Chiudo gli occhi per un attimo, osservo ciò che succede. Osservo come si è creata energia. Inspiro ed espiro, semplicemente osservo. Osservo tutto il corpo. Osservo come sto muovendo solo la parte superiore del corpo, ma tranquillo, rassicura la parte fisica del tuo essere, che andremo ad attivare anche la parte bassa, anche le gambe, anche i piedi. Ok? Inspiro ed espiro. Sento cosa è cambiato dall'inizio della sessione, di questo tempo che ti stai dedicando ad adesso. Inspiro ed espiro. Osservo ogni singola cellula del mio corpo. E mentre osservo come il respiro fluisce, come il diaframma continua a muoversi, come il petto continua a aprirsi e chiudersi, ti invito ad osservare come ogni cellula produce energia. È un canale, è un piccolo canale di prana. Scientificamente di 0,2 volte ti do questa informazione, dice, ma che me ne faccio? Beh, te la do perché inspirando ed espirando le stiamo attivando tutte queste piccole cellule. Le stiamo portando in sincronia, in coerenza, con il sorriso. Osserva come ogni cellula sorride in sinergia. E questi 5 triliardi di cellule che sorridono sincronicamente producono 1 milione di volte nello stesso modo. In un momento solo, l'energia del sole, l'energia di un fulmine. Ed è per questo che stiamo attivando il diaframma. E quindi adesso facciamo l'ultimo esercizio di attivazione, l'ultima respirazione, l'ultimo pranayama. Pranayama. Disciplinare il prana, disciplinare l'energia, allinearlo. E questo sarà un movimento piuttosto fluido che lo faremo una volta con le mani, con i palmi rivolti verso il basso e una volta con i palmi verso l'alto. Quindi sarà molto fluidamente, inizieremo con i palmi rivolti verso il basso, inspirando in questa maniera, ed espirando, esteso, le braccia più estese possibile, tanto da sentire quasi come se ci fosse una forza che apre le scapole dietro. Aprendo i palmi verso l'alto. Chiudendo i palmi verso il basso, inspiro.
quando arriva davanti, giro le palme, inspiro. Espiro. Chiudo le palme quando sono davanti, inspiro. Apro bene il petto, espiro. Quando arrivo davanti, giro le palmi, inspiro. Espiro. Giro le palmi quando sono davanti, inspiro. Estendo le braccia avanti, espiro, chiudo il petto. Inspiro, apro il petto. Espiro. Inspiro. Adesso quello che ti invito a fare è espirando, continuo il movimento con la stessa intensità di apertura del petto, di chiusura delle scapole, di apertura delle scapole, di chiusura del petto, inspirando quando chiudo il petto. Al contrario, ti chiedo perdono, inspirando quando apro il petto ed espirando quando chiudo il petto, le braccia in avanti, e cercando di non fare rumore con il respiro, un respiro silente, sia nell'inspirazione che nell'espirazione. Totale consapevolezza nel movimento. Osserva quanto è gioioso. Nel silenzio. Osserva quanto ciò ti permetta di osservare realmente il movimento. Ancora 3 volte, inspirando silenziosamente. E il più esteso possibile, più lentamente possibile. Seppur silente, potente, pieno, un'ultima volta. Inspiro. Un'ultima volta. Espiro. Rilasso le braccia sulle gambe, la spina è dritta, faccio qualche respiro profondo in pura osservazione. Osservo come mi sento, probabilmente la parte superiore del corpo è bella calda, bella attiva, le spalle, le braccia, le mani vibranti di prana, ok? Nel lavoro necessario per incarnare se stessi in maniera piena e consapevole. Vi è la capacità di attivare e muovere la propria energia, il proprio prana, il proprio sé, poiché tu sei energia. E quindi adesso ti invito a inspirare e come inspiri inizi a portarti sulle ginocchia, quindi le gambe iniziano ad attivarsi. I piedi sono sulle punte e le gambe sono attive. Inspiro.
E espiro, osservo questa nuova posizione, inspirando porto sulle braccia, verso l'alto e leggermente all'indietro, rimango qua e espiro, inspiro e estendo un po' di più. Espirando, porto le braccia in avanti e il sedere indietro fino a far toccare le mani a terra e a rilassare le spalle. E adesso torno su, inspiro, qui stiamo portando energia al bacino, leggermente all'indietro, e espiro in avanti, fino a toccare terra e giù. Questa è l'ultima volta che facciamo questo movimento verso il basso, quindi inspiro, su verso l'alto, apro il petto, estendo bene, stabile sui piedi, sulle gambe, e espiro in avanti e giù. E adesso quello che faremo è inspirare, salire su, movimento bello, ampio delle braccia, nell'inspirazione e le braccia raggiungono la parte giusto sopra i glutei, quindi per sorreggere la zona del lombare, ok? E adesso inspiriamo. Apriamo il petto, spingiamo in avanti i glutei si attivano, belli, belli attivi, belli forti, ok? E guardo su, e espirando le mani rimangono qua, ma è come se le ruotassi, ok? Le faccio girare ed espiro leggermente in avanti, inspiro, spingo con le mani, mi sorreggo, spingo sui glutei attivi, guardo su. Apro il petto, espiro. Inspiro. Sento come anche questo muove molto il diaframma. Espiro. Come se cercassi di chiudere i gomiti in avanti, ok? Inspiro, guardo su e all'indietro, i glutei sono attivi, espiro, ruoto le braccia, il dorso delle mani va sul bacino, va sulle anche, ancora 5 volte, inspiro. Espiro. Inspiro, faccio il mio ritmo, altre 3 volte. Queste ultime 3 volte, silente, ma potente e pieno. Mi assicuro che il bacino spinga in avanti, che le gambe e i piedi siano stabili, forti, che l'addome si espanda, che il petto si espanda. E poi espirando mi assicuro che le spalle subiscano quel leggero sforzo, leggero. Inspiro un'ultima volta silentemente, col sorriso. Ogni cellula sta sorridendo, osserva le cellule mentre producono, canalizzano prana.
mentre lo ricevono dalla tua consapevole respirazione. Molto bene. E adesso rilasso le braccia, osservo quello che sta succedendo nel mio sistema, sento questo leggero formicolio che si espande e mi porto in piedi in cima al materassino. La sessione di oggi, visto che ne avremo tre insieme, è incentrata sull'attivare quell'energia che serve per incarnare se stessi, per incarnare la versione più vera di sé. Perché serve molta energia, serve quella verità di sé, ok? E quindi sento le mie gambe attive, la parte sopra del corpo è già bella attiva. Prima di tutto attiveremo la parte bassa e poi inizieremo a fare saluti al sole più classici della tradizione Hatha.